A Teramo oggi ultimo consiglio comunale guidato dal sindaco Gian Guido D'Alberto in vista delle prossime amministrative. All'ordine del giorno il bilancio che è stato finalmente approvato. Grande soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino che ha voluto precisare che nonostante le difficoltà, in particolare dovute al caro bollette, si è riusciti a lasciare invariati i servizi alla persona. Bilancio di previsione solido che dimostra come questa amministrazione è stata in grado nel corso di questi 5 anni, di risanare la situazione di bilancio. Venivamo da una situazione di quasi predissesto e questo oggi ci consente di liberare anche risorse in termini di investimenti, in particolare con un piano delle opere pubbliche straordinario, imponente, finanziato grazie alle risorse che abbiamo intercettato sia sul PNRR e ovviamente anche con altri canali di finanziamento. Un bilancio che chiude positivamente nonostante le criticità che tutti i comuni, lo dico anche da Presidente Anci, vivono in questo momento relative al caro bollette, all'incremento dei costi, rispetto ai quali questa amministrazione ha risposto senza incrementare di un solo euro l'imposizione tributaria e fiscale, quindi senza aumentare le tasse, anzi facendo scelte importanti sotto l'aspetto sociale. Il bilancio è stato approvato con 19 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti, di parere totalmente diverso da quello del sindaco, alcuni consiglieri di opposizione. Secondo il mio punto di vista, ecco, vediamo sulla situazione fondo messa in sicurezza delle scuole, videosorveglianza, che questi fondi non sono stati utilizzati al meglio. Vediamo una sede municipale, quella la casa dei cittadini, il municipio della città di Teramo, ancora puntellata, le scuole ancora non messe in sicurezza. Quindi diciamo che una parte di questi fondi sono bloccati dall'incompetenza e dall'incapacità, più che incompetenza, dall'incapacità di questa amministrazione di saperle e gestire. E non è una situazione, perché sono passati 5 anni, oggi è l'ultimo consiglio, quindi a 5 anni possiamo dire un fallimento sia sulle scuole e sia anche sulla sede municipale.